In un momento storico così di autocensura e di autopunizione esce un film, secondo me, sano, come All My Friends Are Dead, che per carità non è un capolavoro, è una dark comedy di Netflix, una delle ultime uscite, che racconta questa festa di Capodanno, appunto un film polacco. E questa festa di Capodanno, diciamo che può ricordare un po' la festa di Stifler, il tipico personaggio di American Pie, quello, diciamo, un po' più iconico, quello più folle, quello più casinista, quello più arrapato. E praticamente, infatti, non per niente sono molto presenti delle citazioni alla saga di American Pie, ma si arriva anche a citazioni a cult. Come, cioè, diciamo, proprio pietre miliari del cinema come Shining, per esempio. Adesso non diciamo quali scene perché non vogliamo rovinare. E poi su questo film ha una cosa molto sana perché porta avanti un'etica dell'irriverenza. E io sono abbastanza convinto che la capacità dell'arte di dissacrare e dall'altra parte del suo pubblico di accettare i prodotti dissacranti sia direttamente proporzionale all'apertura mentale di una società. Quindi io credo che questi film facciano bene, specialmente adesso. È un film che, tra l'altro, non si pone altri, diciamo, obiettivi che non regalare un divertente intrattenimento fatto di risate appunto macabre, di sesso, di violenza, di tanta violenza, ma una violenza appunto sempre molto giocosa, pulp, mai seriosa e sempre appunto con una profonda irriverenza di fondo, una volontà di togliere qualsiasi cosa dal piedistallo. Non cerca appunto di dare giudizi morali o di fare prediche morali, e io questa cosa l'apprezzo molto perché non credo che sia compito del cinema, delle serie TV in generale, insomma, fare facile moralismo. E poi non dimentichiamo che ha tutta anche una bella cura estetica. Il film ha delle belle idee visive. Ed ha una colonna sonora azzeccatissima, per come viene da dire quasi perfetta, che regala molto ritmo e soprattutto la musica, la prima parte rispecchia, se vogliamo, la gioia, il divertimento ed entusiasmo dei personaggi che vanno incontro, appunto, a Capodanno, a un anno nuovo, ma nella seconda parte invece la musica accompagna il sadismo con cui si sviluppa questo massacro, quindi dove avviene quasi questa danza macabra che è appunto un crescendo fino al finale. Che dire, io l'ho trovato divertente, spero che vi divertiate anche voi e, come dire, come al solito, parliamone. Mi piace la possibilità di sentire pareri diversi. Per quanto mi riguarda, io ne vorrei vedere di più di questi film, politicamente scorretti, ne abbiamo bisogno. Grazie a tutti, ciao e alla prossima!